Ciao Toro, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Style Tarot, benvenuto su questa lettura per settembre 2024. Ti chiedo Toro di non far forzare questa lettura se non ti corrisponde. Questa è una lettura generale, se vuoi una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio infobox. Vediamo che succede per te Toro, se hai un sole, un ascendente, una luna, un venere, qualunque pianeta su questo segno, può essere questa lettura può far per te. Non forziamo, sono letture generali. Vediamo, My Love Team, datemi per il mio toro, cosa toro si può aspettare per questo settembre 2024? Ragazzo di spade, 4 di coppe, gli amanti, 5 di coppe. Ostacolo, il cavaliere di coppe, 5 di spade per cosa non vedi, 6 di spade per cosa puoi aspettare e il re di coppe. Perché fai finta che non ti interessa d'oro? Ti devo tirare le orecchie energeticamente. 5 di denari, perché fai finta che non ti interessa? No, non mi interessa, non fa per me. Io ci sono passata. O ci sono passato su bullshit, cavolate. No, ci tieni ancora. Anzi, fai finta anche che non ti interessa, però vai anche a spicciliare un po', eh? Non so come fai, però sempre un po' che l'informazione te le vai a ciappare in qualche modo. Ma perché non dirlo, no? Perché non dirlo? Cos'è il problema d'oro? Perché non dirlo? Perché quello che non vedi è 5 di spade, ti autosabotaggi, autodistruggi da sola o da solo così il tuo cuore. Invece sarebbe così tanto bene se di spade di dire guarda, questo è quello che provo, quello ancora quello che provo per te, mettiamoci una pietra su o parliamone, un po' così. No, però noi umani tante volte siamo decoccio e preferiamo stare zitti, non muovere un dito perché per auto orgoglio. Peccato, però, perché il cavaliere di coppe è l'ostacolo. Il tuo cuore ti sta gridando, ti sta gridando aiuto, fatemi uscire. Toro mi ha messo in castigo perché il generale è il re di coppe, cioè sei full of love e ti è importante. E se non so che è successo, per reagire così, Toro, credo, io già ti credo che hai i tuoi buon motivi, ma può essere anche viceversa comunque, può essere che è diversa la lettura, però fate voi, io dico sempre sono letture generali, però devo puntartela a te perché sei tu qua, il protagonista. Non so che cosa è successo, non so se è successa una cosa grave, non lo vedo. Cosa posso dirti col 5 di denari sotto il mazzo? Qualcuno ha lasciato qualcosa o qualcuno senza preavviso? O lasciato solo o lasciato sola? Senza preavviso o senza ragione? Vediamo, dammi il... o può essere anche miscomunicazione, no? Misunderstanding. Incominciamo, vediamo che succede. Dammi il re di coppe. Re di coppe di nuovo, il 6 di coppe. E vabbè, l'8 di spade. E l'eremita sotto il mazzo. E te credo che ti è importantissimo questa situazione, mamma mia. E ci pensi anche tanto, troppo. Non dico che stai uscendo pazzo o pazza, Toro, però... come ho detto, non si può comandare al cuore. Non puoi dire no, tu stai a cuccia, mo ti faccio uscire io quanto dico io. Vediamo perché. Dammi gli amanti per il passato, giustizia, 10 di denari, la temperanza.
Stavate quasi praticamente quasi in organizzazione di matrimoni, di fidanzamento, di ufficializzare o di ufficializzare questo amore, questa relazione. Stava quasi andando tutto, quasi andando tutta la perfezione il passato. Adesso di nuovo non so che è successo. Dammi il ragazzo di spade, voglio vedere, sono curiosa. Imperatore, asso di coppe, regina di spade, dammi il 4 di coppe. My lofty. Ah, qualcuno ha frenato. O stava frenando, sta cominciando a frenare. Non so se sei tu, Toro, devo essere sincera, non lo so. È la luna. Allora, questa la causa di questa può essere rottura. È cominciato da un niente, può essere un semplice, una cosa non detta, una cosa semplice, ok, oggi da me pioveva, invece c'è il sole, così banale, per cose cavolate, però vedo che con il tempo diventavano questi problemi piccoli che cominciavano a essere, e che erano molto piccoli, cominciavano a diventare grandi. Troppo grandi, quasi non si poteva più gestire, no? Allora qualcuno qua ha detto ok, basta, fermo, fermo tutto. Qualcuno qua ha messo questa relazione in stand-by e sono di nuovo, non so se sei tu o l'altra energia, lo saprai solo tu, l'ha messa veramente su stand-by, tipo non posso andare oltre così, non va o non possiamo andare. Non mi posso ufficializzare o quello che è un posto, tutto quello che è grande, no? Che poteva essere grande tra di voi, quello solamente che era quasi alla perfezione, questa relazione era quasi alla perfezione, che quasi alla perfezione non c'è, ma era quasi, l'avete portata così sull'estremo. Banale, e vedo che è iniziato tutto molto banale e poi alla fine diventa tutto abbastanza grande. Dammi 5 di coppe. Il 6 di spade lo prendo qua, il 10 di coppe e il carro, il ragazzo di coppe sotto il mazzo. Non possiamo fare finta, Toro. Di nuovo, questa energia che sto leggendo è un po' far finta, che non gli è importante, no? Siamo tante volte come siamo noi un po' umani che, avendo questo orgoglio del cavolo, ci frega. Ci frega la libertà di amare, ma anche la libertà di stare con una persona dei nostri sogni, no? O di realizzare un percorso con una persona dei nostri sogni. Tante volte il nostro ego ci frega. Ma siamo tutti così un po', eh? Chi più e chi meno. Dammi il cavaliere di coppe. Ragazzo di coppe, sette di spade e la forza. No, non puoi disminuire, non va, Toro, se sei tu. Non puoi disminuire, ti faresti solo del male. Quattro di denari, sì, perché se sei tu, Toro, non te lo dico più, se sei tu hai la tendenza tipo no, voglio disminuire così è più facile. Non funziona così. Ti prendi per i fondelli a te stessa o a te stesso, Toro. Non funziona così. Se provi qualcosa di importante per questa energia e sai però che potevi evitare, qualcuno poteva evitare qua questa tragedia o questa, mamma mia, questo caos, ma per niente, ma vedo, è per niente, è stato veramente poteva essere tutto evitato, ma c'è anche sempre un motivo. Succede questo, c'è sempre un motivo. 5 di spade. Ok, la ruota della fortuna, il 3 di bastoni e la stella, 6 di bastoni.
Ci stai pensando, se sei tutore, ci stai pensando può essere di fare un passo in avanti, no? Avanti, un passo avanti, ci stai pensando, di mettere un po' questo orgoglio, perché se non lo fanno loro, e vabbè, fai tu la persona più giudiziosa, no? Ma non vuol dire che loro non tengono. È perché può essere che loro o la tua persona non se la sente o non lo so. Però se aspettiamo sempre a tutti, è mo' campacavallo, no? Dammi 6 di spade. Eh no, però calmo, toro, eh no. La comunicazione la vuoi, per questo il 5 di spade. Ma perché il 5 di spade? È perché lo farai questo passo, può essere il cavaliere di coppe sotto il mazzo, però non dire subito sì, ma io sto venendo perché non sei venuta tu, o venuto tu, io ti amo di più, io tengo più perché io sto arrivando e tu non sei venuto, o non sei venuta, e no, ricomplichiamo così, no? E no, basta, o vai con il cuore, no? Con il cuore a mano, in mano, e dici così, punto. Facciamo la pace, facciamo l'amore, non facciamo la guerra, però non andare tipo sì, ma io sto venendo, hai visto, sono io la persona più matura, sto venendo io perché ci tengo io di più. No, non funziona così. Ognuno ha i suoi ritmi. Può essere questa persona l'avrebbe fatto per una settimana, è solamente per dire, toro, però non, perché puoi rovinare un casino, no? Puoi rovinare un casino, non lo fare. Se sai che vai con quell'intenzione a comunicare con quella persona, tipo, hai visto, io sono la persona più matura, sto venendo io da te, e tu non sei venuta, o tu non sei venuto, non tieni. No, lascia stare. Abbiamo tutti i nostri ritmi, perciò se tu fai questo primo passo, è perché tu lo vuoi fare, senza pretesa, no? Che qualcuno ti risponde alla stessa maniera come fai tu. Dammi un consiglio. Cavaliere di coppe, 2 di coppe, 10 di bastone, eh sì, è il matto, basta poco per avere tantissimo, toro, credimi, tante volte cose banali, come ho già detto, anche ti andate a prendere un caffè o anche tipo, guarda, abbiamo esagerato, quello che è, possono fare i miracoli, di poco. Puoi avere tantissimo, puoi ottenere tantissimo. Perché si vede di cose banali. Vedo che qua c'era qualcosa di banale, no? Che è cresciuto, cresciuto, cresciuto finché è esplosa o è stata esagerata, diciamo così. Toro, sì, grazie mille, un like se ti è piaciuto, noi ci vediamo molto presto con la mia lettura. Un caro saluto dalla tua Luana. Ciao, ciao.